io non sono, diciamo, per l'ecumenismo, no? Perché certamente ci sono delle marcate differenze, pesanti differenze tra maggioranza e minoranza, però devo salutare con estrema positività il fatto che si tenga un consiglio comunale in cui in maniera, devo dire, del tutto bipartisan si vuole affrontare la tematica porto in maniera, diciamo così, rinunciando anche a certe appartenenze, a un certo spirito di appartenenza di coalizione o partitica, in favore di un bene comune. Perché devo dire, il porto è un bene comune. È una realtà, però, l'ho più volte evidenziato per varie ragioni, innanzitutto forse burocratico-amministrative, in cui in varie situazioni il porto non ha potuto esprimere appieno le proprie enormi, infinite, oserei dire, potenzialità. Ovviamente rispetto e ammiro l'impegno che c'è da parte dell'autorità di sistema tutto, da parte del presidente Prete. Un paio di mesi fa, due o tre mesi fa, ho avuto anche modo in via istituzionale di incontrarla presso l'autorità di sistema, e quindi lì parlammo di quella questione, no, dei dipendenti ex TCT. E, diciamo, ho parlato di una realtà inespressa, che per non completamente espressa, mi correggo, che non ha avuto e che non ha per varie ragioni la sua pienezza di espansione, di realizzazione. Sapete tutti qual è la mia posizione. La mia posizione è di una Taranto senza Ilva, senza se e senza ma. E il porto, in questa ottica, è certamente una risorsa fondamentale. E a questo proposito, con riferimento a quello che diceva opportunamente il consigliere Musillo, non può esistere un porto senza industria. È vero, però questa industria non è detto che necessariamente debba essere il siderurgico. Ci sono tante industrie che possono valersi del porto come volano, come strumento, oserei dire, indispensabile, imprescindibile. Madre Natura ha dato una collocazione strategica alla nostra città e al nostro porto, e purtroppo per varie ragioni queste potenzialità purtroppo sono rimaste inespresse, al punto tale che in una realtà che dovrebbe essere ricca, ricchissima, fiorente, 320-313 ex dipendenti TCT, poverini, hanno dovuto fare i salti mortali, hanno dovuto elemosinare, tra virgolette, ed è una parola brutta perché certamente non è consona questa espressione alla loro dignità di uomini, prima ancora che di lavoratori, di dipendenti. Ecco, è già un paradosso che una realtà così fiorente come il porto lato sensu inteso debba poi scontrarsi, interfacciarsi con realtà che sembrano paradossali, che sembrano antitetiche rispetto alla realtà. 323 persone che chiedono una misera cassa integrazione, quando invece il porto dovrebbe essere il porto della ricchezza, un porto ambito, e i cinesi, giustamente, mi metto dalla loro parte, guardano con un occhio di forte interesse la nostra realtà. Ma vi sono varie situazioni. Gli enti locali hanno certamente un ruolo fondamentale, un ruolo di impulso, un ruolo propulsivo, un ruolo di stimolo, un ruolo complementare, ma non assoluto, perché, come si suol dire, i giochi non si fanno qui a Taranto, si fanno nella capitale o altrove.
E però è giusto che gli enti locali, comune, provincia, regione, facciano il loro ruolo e svolgano il loro ruolo non solo di impulso, ma un ruolo fondamentale nel creare quelle condizioni propedeutiche in rapporto alle loro competenze al pieno sviluppo del porto. Quindi ben venga questo Consiglio Comunale, che certamente non cambierà le sorti del porto. Non è che approviamo una mozione, approviamo un indirizzo e poi scendiamo da Palazzo di Città e per effetto della bacchetta magica i problemi sono risolti. Magari fosse così, però almeno avremmo avuto la consapevolezza, noi consiglieri, l'amministrazione, noi rappresentanti del popolo, ad aver dato il nostro modesto piccolo contributo, ma certamente un contributo significativo. Quando parliamo di porto, sempre ampliando il sistema, perché poi porto è un'espressione, come dire, passatemi questo neologismo, multicapiente, onnicomprensiva, anche il Distripac, una realtà ovviamente connessa al porto, perché quando parliamo di Distripark parliamo di retroportualità. E anche qui, se pensiamo al Distripark, io ricordo i lontani tempi in cui ero giornalista a Blue Star TV col compianto Lelio Orzella, e tante volte abbiamo avuto anche molti rappresentanti, lo stesso presidente Prete ospite in trasmissione, e si parlava di queste potenzialità del Distripark, che per una ragione o per un'altra è rimasta un'altra realtà anche qui inespressa. E allora, per concludere, certamente tanti ostacoli di natura burocratico-amministrativa, di natura giudiziaria e amministrativa, perché poi ovviamente quando i ricorsi intraprendono un percorso giudiziario, fino a quando si arriva ai pronunciamenti, alla giurisdizione, beh, chiaramente i tempi si allungano e diventano elefantiaci e bloccano queste priorità. Mi auguro che il governo centrale, perché ho detto la nostra partita degli enti locali, per quanto apprezzabile, è limitata, mi avvio alla conclusione, e che abbia un occhio di riguardo per Taranto, un occhio di riguardo dovuto e al dramma ambientale e occupazionale che vive Taranto, e con riferimento a valorizzare il paese Italia, valorizzando la strategicità di Taranto e del suo porto. Grazie.